Veda sbaglio Cesare, eccolo lì! Il carnevale del secondo tempo e partiamo immediatamente! Allora vogliamo dire che noi facciamo vedere un attimo i carri, il tempo che aspettiamo, questi sono di grado. Il tempo che facciamo vedere che arrivano i carri, noi facciamo vedere anche il pubblico, perché anche il pubblico è vestito da carnevale, no? Anche il pubblico gioca una parte predominante nella sfilata di Monfalcone. Eccoli qua, guarda. Lo spettacolo non è soltanto nella strada, ma anche sopra i marciapiedi. Guarda una delle guardie della regina. Hai visto che le abbiamo viste l'altra settimana con a Gorizia, tanto di cannone. No? A Gorizia, ti ricordi? Sì. Benissimo, bene, allora andiamo a vedere. Ha sparato questo cannone, Roberto. Ma probabilmente sì, ecco gli amici di Grado. Salutiamo il sindaco di Grado. Evviva i mamuli. Salutiamo il sindaco di Grado, che è una donna, una biondona tremenda, Cesare. Salutiamo il sindaco. Saluti al sindaco e a tutti i mamoli. Ma tu sai che probabilmente a Gorizia arriverà un sindaco donna? O no? No, non lo sapevo. Ma certo, un biondon della... della specialità. Bravo. Perché mi viene un altro nome, Cesare. Va bene. Io ti avevo letto nel pensiero, ti ho levato dall'impasto. Attenzione che adesso andiamo Dumbo, con la pubblicità. L'elefantino. Andremo con la pubblicità. Bene. Attenzione, adesso fai attenzione, eh. Salutiamo questa dolcezza. Eccolo lì. Un attimo. Attenzione, andiamo con la pubblicità. E vai con la sfilata del Mona Lisa, Nova Gorica, Slovenia, Cesare. Difatti c'era anche qua la sfilata del carnevale. Allora, un po' più piccante rispetto a quella di Monfalcone. Ma certo, ma una cosa molto bella. Certo, molto elegante. Cesare. Allora diciamo, chi che vuole divertirsi, passare una serata veramente meteorologica. Un locale di classe aspetta i vostri desideri e la vostra voglia di divertirsi. Benissimo, accanto allora ricordiamo a belle ragazze che vedete in questo momento e accanto alla celebre Gioconda di Leonardo. Esatto, ecco qua la bellissima sfilata, guarda che bello, un locale veramente speciale, eh? Ti vuoi divertire, fare, non so, compleanni ai dieci celibati, nubilati. Per tutte le vostre feste personalizzatele al Mona Lisa di Nova Gorica. Salutiamo Roberto e Antonella e poi saluto il grande, no, non sono il proprietario, saluto Thomas ed eccoli qua i vestiti. Allora vi ricordo Mona Lisa, Nova Gorica, Slovenia. Fine della pubblicità. E andiamo immediatamente con il carnevale di Monfalcone. Guarda le dolcezze, eccole qua. Le dolcezze mascherate. Ti faccio vedere un una po' tutto. Una topolina. Ti faccio vedere un po' tutto. Guarda. Due mucche Carolina. Cesare, parla un po' più piano perché mi stai sforando l'audio. Ah, va bene. Benissimo, allora sono andiamo. I centurioni dell'antica Roma. Eccoli qua, eccoli con Saturno. Allora qua. Questo è il carro. Eccolo qua. Allora, i dei dell'Olimpo. Benissimo, allora andiamo avanti con questo carro, adesso andremo a vedere un attimo, questo è il dio Baco, come avevi detto tu la settimana. Baco volta... di Venere. Sì, guarda che mi porta fortuna, guarda. No, ha detto che mi porta fortuna, guarda, ti porta fortuna, ha detto a Gorizia dai Megasi, un po' di fortuna, speriamo ben, Cesare. I dei dell'Olimpo Bisiac di Monfalcone, benissimo. Classificatisi ottavi. Ecco qua la... il gruppo di Prepotto. Prepotto era? Prepotto. Benissimo, benissimo. Cosa fanno? Leggi? Tanti vol, nessun pol. Benissimo, eccoli qua, tutti messi insieme, Cesare, tutti in una carriola. Guardali tutti qua. Tutti i grandi politici d'Italia. Benissimo. Qui arrivano i Lanzichenecchi. Qua gli sparavano. E con la catapulta lanciano uova a marce, chissà. Sì, cercavano di prendere qualche politico, Cesare. Speriamo che l'abbiano centrato. Beh, alla fine lo vedremo, l'hanno centrato qualcuno. Bene, allora andiamo avanti con questi amici di Trieste. Eccolo qua. Un altro carro, vediamo il campanile. Oh, la vigilanza, guarda, neanche non mi controlla. La tenente dei vigili. Guarda che bei orecchini come ti piacciono a te, Cesare. Guarda che mi gira, adesso la saluto, il più bel biondone di Monfalcone. Ciao. Ecco, si è sciolta in un sorriso. Esatto, buon lavoro. Lasciami salutare questa dolcezza, Cesare. E adesso andiamo con un altro... Carro che abbiamo sbagliato l'altra settimana. Ah sì? E sono di Vermigliano, vai a vedere Vermigliano. Cioè. Allora, gruppo di Vermigliano, vado a vedere un po'. Vermigliano, casca un, casca tutti. Ecco, il famoso domino che noi abbiamo, abbiamo detto l'altra settimana di Caporetto, Cesare. Ecco, invece sono di Vermigliano. Vermigliano sai dov'è, Cesare? Vicino a Ronchi. Benissimo. Arrivando al semaforo a sinistra. Benissimo, bravo Cesare, andiamo con questo carro bellissimo. Salutiamo quei de Vermean. Ecco, guarda in che classifica sono arrivati, Cesare. Quelli di Vermigliano sono arrivati al secondo posto. Benissimo, bravo Cesare. Con 86 punti. Eccolo lì.
Il gruppo vincitore invece, possiamo dirlo, no, aspettiamo. No, avanti, aspettiamo, tanto abbiamo tempo. Lasciamo la suspense. Eccola qua, mi ha detto ci siamo visti l'altra settimana, ma certo Dolcezza, eccoci qua. Beh, evidentemente la conferma che il nostro programma è molto seguito. Ah, vuoi un attimo salutare quelli che ci hanno mandato quell'SMS, finalmente sono contenti che è nata, vai. Esatto, Gino e Sabrina sono diventati i genitori della neonata Martina, che il giorno 22 febbraio alle ore 15.35 è nata a Udine e pesa 3 kg 218 grammi. Benvenuta alla piccola Martina e tanti auguri e felicitazioni a Gino e a Sabrina. Benissimo, li salutiamo, ci ha mandato un messaggio e noi automaticamente diamo notizia a tutto il mondo. Ecco qua, guarda che bella, guarda che occhietti, Crudelia De Mon. Hai visto che bella, mamma mia, che occhietti, sì, sì. Andiamo dalla velina un attimo, eccola qua la velina, un primo piano, eccola lì la velina e adesso andiamo dalle futura velina, andiamo dal pubblico. Cesare, guarda che pubblico, Topolino qua, hai visto che siamo, ecco, scusa un attimo, sì. La Nielsen, abbiamo la Nielsen, eccola qua la Nielsen, guarda qua il Brasile con gli occhialini di fiducia, guarda lì, facciamo un bel giretto a tutti. Guarda, eccola qua un'altra. Guarda che bel cappellino, salutiamo tutte le dolcezze. Zorro, eccolo lì. Con la spada ti punterò e ti... Eccolo, farò ti infizzerò, dopo. Ti infizzerò come il toro allo spiedo. Eccolo là, bene, andiamo. Ecco, volevo ricordare che anche se il carnevale... Vai, vai. Anche se il carnevale in questo momento è terminato, siamo in Quaresima, domenica 28 febbraio, sì. Quindi domenica prossima, a San Giovanni a Natisone si protrarrà ulteriormente con un'ulteriore sfilata di carnevale organizzata dalla Proloco sotto le telecamere di Gorizia Magazine. Eccolo, anzi, qua. Gorizia TV. Eccoli, guarda, guarda Michael Jackson, Cesare! Michael Jackson che è stato ricordato con un carro, vediamo un po' da dove proveniva. Eccolo lì. Michael Jackson, non riesco a trovare. Eccoli qua, Thriller di Michael Jackson da Siacco di Povoletto. Benissimo, dove si trova questo paese? È un paese che si trova tra Udine e Cividale. Fammi andare alla svedese di Povoletto, Cesare. La svedese di Povoletto, eccola qua. Guarda che occhietti. Che occhi da elettroshock. Hai visto? Adesso vado a vederla. Cioè, vedi tutta, guarda, guarda, tutta sostanza, Cesare. Hai visto il panzon? Bene, no? Comunque, quella è tutta salute, tutta salute, Cesare. Bene, andiamo. Questo con... è lo zombie di allora... Siacco di Povoletto. Quando alzano un po' troppo il gomito, quelli di Povoletto si riducono così. Veramente. Allora diciamo sempre, vi ricordo, cari amici, che le telecamere di Gorizia TV saranno presenti al grandissimo carnevale di San Giovanni, la grande sfilata organizzata da Proloco. Viotli, hai visto? Cominceremo a parlare di Furlan perché torneremo nella Furlania. È vero, la prossima. Benissimo, settimana. Guarda lì, guarda lì, guarda lì, Osò, gruppo. Gruppo Costumi Boliviani. Benissimo, bene, ascolta, ascolta adesso, ascolta. Che viva Bolivia. Ascolta la musichetta, eh. Musiche andine. Bene, vai a vedere per che... Per festeggiare il carro... No, era fuori concorso, credo. Bene, eh. Allora fammi vedere un attimo, guarda che gambette lunghe, hai visto che ha il modello Cesare, eccolo lì. Guarda lì, guarda che bacio che mi dà adesso. Questa muchacha llega de Bolivia. Guarda che bacio che te ha dato. Un beso. Eccoli, sempre la Bolivia che arrivano. Guarda che bella musichetta, occhio. Bellissimo carro anche questo, Forza, gente, che sono bravissimi. Guarda, guarda che bello. Ah, ecco, costumi boliviani, sì, arrivano da Prata di Pordenone, ho trovato. Ascolta. Da Pordenone, salutiamo gli amici di Pordenone che ci guardano sempre. Sono arrivati i quarti. Mi raccomando, guardate sempre Gorizia TV, mi raccomando amici di Pordenone, vi ringraziamo per i tanti email che ci mandate. Eccolo qua, guarda che bella, guarda che bella maschera, Cesare. Sì, bellissima, sì, bella, eh. Hanno avuto una fantasia e anche una capacità interpretativa notevole.